Ciao ragazzi, in questo video vi mostro la tecnica della pesca al siluro con la break line. Buona visione! Boh, raga, sono partito, la punto è piena di roba, quindi spero di non aver dimenticato nulla. Sapete, quando c'è troppa roba, parto di casa che non so mai se ho preso tutto, quindi speriamo di aver tutto. E mi devo beccare con gli altri ragazzi più avanti, quindi ci vediamo quando arrivano anche loro. Eccoli qua, sono arrivati. Andiamo? Andiamo! Pronti? Dai! Vai, faccio strada. Pescare vivo con le canne da trota, fatto. Dai, magari prendi una trota. No, un barbo. Bellino. Incazzato. E tac. Barbo. C'è. Barbox. Sì, con l'ombra, vabbè. Che se finisce in acqua quella là, Marco mi ammazza. Ce l'hai? Sì. Tengo l'assio alla tua a volte. Vai, vai pure, vai pure. Fai tu? Sì. E uno c'è. Adesso c'è l'altro. Hai preso il big tu, eh. Occhio lì al... Sto cercando di tirarla più velocemente possibile. No, dove c'è il robo? Che sennò... No, tutto sto cinema per un barbettino. No, non ci arrivo col dito. Prendila della branchia. Raga, pescando il vivo del siluro, una brema enorme. Dopo aver pescato il vivo, ci siamo spostati nello spot in cui affronteremo la pesca a break line per tutta la notte. Vai Volp, recupera! Vai! Buona! Si è legato!
Questa dove la mettete? In fondo. Qua? Ma vado, mette prima questa. No, prima vado di là. Ma questa la metti lì, la prima. No, no, questa qui va in fondo là. Allora la incroci, eh? No, è più a destra, Sì. Vabbè, al massimo cambio picchetto. Dai una spinta, Mirko, va fuori. A posto? Sì, sì. Vai Volp, vai, 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 vai. E mi narbuto un va, pece, eh? Si scoprì che attaccato c'è la salta. Marco, aspetta a partire. Vai tu. Aspetta, recupera questa. Vai. Vai. Non troppo l'altra, lì di fianco alla tua destra. Finalmente dopo quante ore? Dalle 2 di oggi pomeriggio? Ora sono le 21. Da qui in poi ho dovuto doppiare alcune scene in quanto ho tenuto il dito sopra il microfono della GoPro. Ci siamo seduti, le canne sono in pesca, non sono riuscito a spiegarvi come abbiamo fatto a metterle giù, ma se avete visto il video dell'altra volta sulla montatura Breakline è la stessa, solo che questa volta abbiamo il gommone e siamo riusciti a mettere direttamente nella sponda opposta. Infatti devo ricordarmi come cazzo si mette sta roba. Questi sono i professionisti. È un bordello. Con tanto di cappellino della giungla questo, da Jumanji. Mamma mia. E siamo pronti. Ad affrontare i moscerini. Abbiamo anche la capanna lì. Capanna pronta. È il termine adatto. La capanna. Intanto qua si prepara la griglia. Si prepara il falò per grigliare. Posso anche andare a prendere il miele se volete, se me lo trovate. Aspetta, passo di qua, dov'è il filo? Sopra o sopra, ok? Ok, ce l'ho. Mettilo sul tuo, poi faccio. 2 hours later. Bravo. Una canna ha sbreccato, sono andato a
a rimettere l'esca col gommone e in un'altra è arrivato il siluro. Piccolino, non è tanto grande. Vabbè, no, ci si accontenta. Guarda le mie scarpe. Che schifo. Quindi dopo la sbreccata dobbiamo portare un altro pesce in pesca. Per innescarlo uso un amo del 7-0, lo faccio passare sulla schiena, dietro alla pinna dorsale. Mentre un'ancoretta gliela metto sotto la pinna laterale. Così il pesce rimarrà dritto quando lo posiziono in acqua. The next day. Sei stronzo, pure bastardo. Lo tieni? Vieni qua. Vedi che c'è l'ancoretta in bocca, eh? Lo so, infatti sto cercando di fare. È proprio lì sulla punta per non che lo. Ma che segni che ha? L'ultimo siluro della giornata, a boccato alle 8 di mattina. Questo. Sta roba qua, ha mangiato su un barbo da 1,5 km anche questo. Aspetta giù che faccio una foto. Perché? Mi sono dimenticato di chiudere il video. E adesso sono ormai le 11 di mattina, stiamo tornando a casa. Ho salutato i miei amici e loro, come avrete capito, non sono pescatori. Sono venuti perché erano curiosi di vedere come fosse pescare i siluri e anche col gommone. Orca puttana! Purtroppo quando siamo a pesca, sì, qua c'è Natale, le renne. Purtroppo quando veniamo a pesca siluri così la notte abbiamo veramente tante robe da preparare, da smontare, da fare, quindi con le riprese non riesco a starci dietro più di tanto. Quindi se... Qui ho messo nuovamente il dito sul microfono, quindi vi riassumo velocemente quello che stavo dicendo. Se avete qualche richiesta in particolare su come andiamo a posizionare le esche, fatemelo sapere nei commenti, che la prossima volta cercherò di spiegarvelo. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, se non l'avete ancora fatto seguitemi su Instagram, il mio nome è andrevolp.fishing e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!